Come ampiamente confermato alla vigilia elettorale, Alexis Tsipras e il partito Syriza hanno vinto le elezioni greche con il 36% dei voti. Al secondo posto il partito del premier uscente Samaras, che si è congratulato con il vincitore. Così come aveva detto Tsipras alla vigilia della consultazione elettorale, la troica è finita. L'Europa temeva molto questo risultato e, come era francamente prevedibile, Unione Europea, Banca Centrale Europea e Monetario Internazionale si riuniranno questa mattina per decidere che comportamenti tenere dopo la vittoria elettorale greca. Ancora una battuta d'arresto per la Castellana Udas. Nella quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C nazionale, i biancazzurri di Matteo Totaro hanno perso nei secondi finali per 68-70 ad opera di un Pascal Nardò che, specialmente nella prima parte del match, era riuscito ad avere un vantaggio di 17 punti. Pur con qualche ora di troppo, gli Udassini nella seconda parte hanno operato una rimonta spettacolare, arrivando al pari 68-68 a 14 secondi dalla fine. Fatale un passaggio sbagliato di Svoboda che ha consentito ai salentini di portarsi a casa due punti importanti per appunto il risultato finale già citato. Nelle prime quattro giornate una vittoria e tre sconfitte non è un bel bilancio e per ora ci si allontana dalla zona delle posizioni che contano, visto anche il successo di Agropoli fuori casa sul Sarno. Due vittorie, questo il bilancio domenicale per le squadre impegnate in pallavolo sia per il campionato di Serie C regionale uomini che per la prima divisione. Per la Serie C, importante successo per la Ivosea Udas nei confronti delle Perotti Bari con il punteggio di 3-1. Questo consente ai biancazzurri guidati da Roberto Ferraro di approdare ancora con due punti importanti nelle zone alte della classifica. 25-20, 21-25, 25-20. 25-20, 25-18 i parziali. È andato in scena invece per la prima divisione uomini il derby tra la Fuoricorso Caffè Udas e la Fenice Mondo Beppe. I ragazzi, guidati da Giuseppe D'Alessandro, hanno prevalso sulla squadra di Francesco Panarelli con il punteggio di 3-1 al termine di una partita molto bella e battagliata in cui la Fenice Mondobet nel corso del quarto set avrebbe potuto riaprire i giochi. 25-16, 25-22, 21-25, 28-26 il risultato è 3-1 in favore della Fuoricorso.